Da Drake manca l'ultima torre, abbiamo finito il gioco. Guarda, sembra che sta chiavando. Vai, Astegon, fallo secco. Astegon, fai qualcosa! Si è fermato. Astegon! Muori, 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 muori! La spada, la spada! Allora, i nostri pal sono pronti. Warsect è già sopra l'albero. Scendi! Ragazzi, dovete assolutamente lasciare mi piace adesso, perché questo è l'ultimo episodio di Palworld. Oggi io, il vostro eroe, e anche da Drake andremo a fare le ultime tre torri, cioè le palestre di Pokémon, e concluderemo il gioco per ora, se poi non lo proseguono dopo. Speriamo. Bene, io ho un fucile. Anche io da Drake. Ah, vediamo un po'. Per ora uso le bacche, che poi le cose gourmet le uso in battaglia. Giustamente nel mezzo di una battaglia con un boss nella torre tu fai: aspetta che devo mangiare qui l'ovetto al tegamino col gratin sopra. Sì, che poi non è che ci vuole 2 secondi a mangiarlo, cioè. No, no, ci vuole un po', perché devi pure ti sporchi, devi pulire, cioè, capito? Il boss è lì, tipo... Caldo, caldo, allora... sono andato fuori. No, no, bro, l'armatura! Allora, intanto ho la spada, il fucile d'assalto, il lanciarazzi, la pistola artigianale, ciondolo offensivo, 2, giustamente perché a me piace molto offendere. Poi, dato che le torri, 2 di queste, sono in zone mega calde e mega fredde, armatura super mega ultra antigelo e armatura super mega ultra anticalore. Abbiamo fatto pure la sfera terra, tutte le altre sferette carine, ma ormai non serve più, perché la mia nuova squadra è proprio fortissima. Esatto. Guarda qua, guarda che mostri assoluti. Quelli con il livello rosso me li ha dati da Drake, altrimenti io col cazzo quelli prendevo. Io devo fare una cosa importante prima di andare in battaglia. Ah, giustamente. Tu la fai così, quindi. Purtroppo non ci si può sedere. No. Palworld copre tutto, ma non l'animazione della seduta sul cesso. Comunque, da Drake è arrivato al livello 50, che è il livello massimo sia del personaggio che dei pal. Io sono al 47, quindi praticamente siamo lì. I miei pal sono 46-47, quindi praticamente siamo lì. Lasciate like e iscrivetevi, ho detto. No, da Drake, ma hai catturato Ultra Salamence. Salamence Latiosm. Fra, ma occupa tutta la vasca letteralmente. Intanto qui la base la portiamo al livello 20, che è il livello massimo. E qua proprio meritiamo il platino su questo gioco. Li ho visti gli altri miei amici su Steam, che hanno tutti fatto la prima torre e stanno ancora lì, eh? Avete completato la base al livello 20? Secondo me sì, è almeno un mese fa. Come vedete, qui la mappa è stata un pochino esplorata. Qua ho fatto tutto sto giro della morte senza andare nel mezzo, ma ci piace così. Abbiamo sbloccato le torri che ci servivano volando sui nostri pals. Quale torre facciamo per prima? Tuta di fuoco e si va al vulcano. Cavolo, non mi sono messo la tuta. Caldo, caldo! No, fa caldo! Guarda, una bella giornata davanti al vulcano. Mi butto, no, scherzo. No, da tre. Oh, ma guarda cosa abbiamo qui! Un coso di Linfang che non avevo preso prima. E si godicchia. Sono io, Giga Groudon Giratina. Guarda, sembra che fa la mossa tipo che sta chiavando. Guarda, sembra che sta chiavando. Vabbè, basta, dai. Arrivi là dal capo della torre, gli fai: guarda come finca il mio. Sei pronto? Andiamo da tre, mo ci ripiamo tutte quelle che ho. Ma perché mi si è buggato? C'è la cinematica, ma c'ho ancora tipo seleziona nulla. No, ma che vuol dire? Ma non vedo il tipo. Come non lo vedi? Cioè, nel senso, lo vedo, ma c'è la box davanti. Oh, il bello è che io guardavo dei video americani su Palworld e tutti dicevano: il gioco è pieno di bug. Io dicevo: ma quali? Io non ne ho beccato manco uno. Eccoci qui. Vai, mio scorpione. Quanto danno gli fai? Beh, gli fa abbastanza. Allora, io direi che... Vai, brother! Ok, forse non dovevo usarlo, vabbè. Quanto gli faccio a spararlo? Vai! Madonna, il tuo scorpione che somiglia perfettamente a Giratina di faccia mi ha sconvolto, bro. Sì, ha lanciato una pietra. Ah! Aiuto! Oh! Madonna, bro, mi ha levato un fracco di vita! Ho visto, stati attento. Ma porca! Mi tocca mangiarmi l'ovetto e il tegamino subito! Com'è possibile? Con una mossa mi ha distrutto. Madonna, pure a me, quasi, bro, da 850 mi ha fatto 100, ma a 100 mi ha lasciato. Ma avevo la protezione. Maledetto Garchomp elettrico, ti abbiamo sgamato! Scappa! Lasciami in pace, non ti ho fatto niente io. Madonna! Lanciarazzi, 6.000 di danno. Gli hai fatto 6.000 di danno? Sì. Oddio! Beh, oddio! Puro? Ok. Madonna mia, che tega. Oddio!
Morto. Madonna da Drake. Madonna da Drake, clacciatissima. Questo c'ha 182.000 di vita, li mortacci sua. Il problema è che è il terzo boss su 5. Occhio che viene! No, sono morto! Ma come mi ha preso? Come sei morto? Dove sei? Sono qua, da Drake, dietro la colonna. Dai. Sta lì dietro, controllo io. Sta combattendo contro i nostri. È distratto. Vai tranquillo. Ma che fa quello mio? Ghiacciato! Ok, lo sto sparando. Vado! L'ha ghiacciato di nuovo, ma forse... Oh! Ok. Ah! Che ha fatto il mio? Madonna, mi ha schiattato proprio... Sei morto di nuovo? No. Però mi ha fatto un botto di... là! Morto! Madonna mia, ma come mi colpisce sempre! Ti ha lanciato una lancia di elettricità. Madonna, ma poi mi ha preso pure se stavo tipo facendo la rotolata. Allora, io userò la mia tecnica segreta. Vado sul mio drago... E gli lancio il lanciarazzi. Bello! Bello! Madonna, distruzione da drecchiana. Oddio, c'ho caldo, più protezione danneggiata. Aiuto, mo muoio. Seconda torre di oggi, quarta torre in generale da Drake. Ah, fammi vedere un attimo, io prima ho messo a schiudere un uovo. Fammi vedere che almeno mi faccio un po' di esperienza. Mancano 3 minuti. 3 minuti! Vuoi aspettare? No, eccoci qui, caldo, sì. Io c'ho pure le cose tipo pesanti addosso. No! Oh, speriamo stavolta non mi è uscito il quadretto. Ok, speriamo che questo lo fa vedere. Oddio! Ma è... Ma è Ganondorf! È Ganondorf, però tipo... Madonna, questa è la forza proprio delle pattuglie dei Gran Sbirri. Sì. Madonna, chi è? Uno della marina di One Piece. Sì, sembra di One Piece sto tizio. Ma chi ha? Che non mi ricordo, tipo l'uccello. Madonna, pure quella pellicetta qui, sembra proprio uno di One Piece. Sanji Dark Arc. Ma che bello, Pidge 8 scuro. Letteralmente il modello di Corviknight. Ah, ok, sembra più Amphezant per le cose in faccia. Marcus Guarda. E Faleris. Wow! Allora, niente, io devo fare questo. Che uso? Volante? Quello acqua. Io volo perché così gli faccio... Bello! La pioggia di merda! Madonna, io sto dietro le colonne e mi sto... Io sto dietro le colonne, mi vede letteralmente. Io lo sto continuando a sparare per... Sì, aia! Madonna, questo ce l'ha con me. No, odia me. Solo perché l'ho chiamato Flaming Pidgeot. Ma faceva ridere, dai, non te la prendere, bro, è per il content. Ma che pure dov'è fuoco sto coso? Io prendo in giro tutti i miei amici e colleghi per il content e sono sicuro che loro non ce l'abbiano affatto con me. Distruggete l'uccello, il grande uccellone, il mastodontico super uccello. Letteralmente un mastodontico uccello da Drake. Veramente un grande uccello, devo dire. Un uccellone gigante proprio, se devo essere sincero. Non ho mai visto un uccello così da Drake. Se devo essere sincero, bello uccello. Guarda, in questa scena io sto vedendo un enorme uccello e un enorme pesce. Wow, frate! Vai, Astegon, fallo secco. Astegon, fai qualcosa! Si è fermato. Astegon! Si è fermato nel nulla. Vai, Astegon, da lì va bene. Oh, è finalmente, caro. Sono morto! Ah. Madonna santa. Madonna, mi ha preso di striscio, sono morto! No, ma c'è un limite di tempo, abbiamo 4 minuti. No, mi ha ucciso dietro la colonna, ma come ha fatto? Madonna, che macello! Che macello! Sono io che sto lanciando col lanciarazzi. Vai, Azurobe, vai! Ce la può fare, eh? Dai, ce l'abbiamo. 2000, 1200, 600... Siummico! E anche il quarto. Da Drake manca l'ultima torre e abbiamo finito il gioco. Tanto fra qualche mese, poi appena finisce la causa con Pokémon, tipo... Ecco, ragazzi, altre 4 torri per voi e una storia vera. Che per adesso allora, c'è la storia vera. Ci sono i diari del naufrago che abbiamo raccolto, ma non ce li siamo cacati. Si batte la fiacca, eh? Lucario egizio... Enciclopedia PAL sono messo benino. Incontri 112, catture 78. Incontri 122, catture 102. Ecco, il solito nerd. Ci servono nuove munizioni per il lanciarazzi da Drake. Assolutamente, la questione è seria! Come io sono serio quando vi dico di iscrivervi al mio canale. E al mio. E al suo, vabbè. Ah, mo' vi faccio vedere una bella cosetta. Qua mi sono puntato sulla mappa. Una grottina con dentro il contrabbandiere. Vado subito a vendere i miei PAL senza sentimenti proprio io. Li vendo per fare soldi che ci serviranno per fare le munizioni che ci serviranno per abbattere gli altri PAL.
business. Qua vicino alla chiesa abbandonata c'è la grottina, che giustamente non contiene tipo i Pokémon mastodontici giganti leggendari che ti caghi addosso. No. Contiene qualcosa di molto più chill. Oh, una cosa assolutamente pacifica. Guarda con che bel sorriso amorevole che ci accoglie. Guarda, c'è pure l'impiccagione qua sopra. Ah, varie ghigliottine, gabbie. Allora, 20 contrabbando, eccoci qui. Ok, Dadre, che dici? 61.900 possono andare bene? Penso di sì. Madonna. Assume, soldi! Tra l'altro io... No, l'ho menato! Scusa, non volevo. No! Ti mena? No, gli ho dato un colpetto con la torcia, non mi ha fatto niente, mi sono cagato addosso. Mamma mia, ho detto è morto. Sempre dei video degli americani, ho visto che loro hanno fatto tutte le strutture fiche, con le scale, le strade, tutto fatto bene. Poi hanno fatto un soppalco con le scale, con tutte le mura in pietra, dove ci sono le cose di produzione in serie. Noi abbiamo fatto tutto in un campo, sembra un campo letteralmente. È un campo! Il nostro unico tetto è per metterci i letti, cioè. Cioè, ma Dadre, ma il cesso sta qua, vicino alla... La cosa per fare le robe, cioè vicino al fuoco, ti siedi e cachi qua col fuoco. Te ne metto uno in stanza. No, ho sbagliato, l'ho messo sopra. Fa vedere. No. Mamma mia, pure la vaschetta. No, mi sono bloccato nella... Ah, così, giusto, giustissimo. No, il full drago va a fuoco. È una cosa che ho sempre voluto in vita mia, nella vita reale. Finalmente posso averla su Palworld. Un pianoforte da Drake. Non sapevo che fossi un musicista tra le tante cose. Ma non lo sono. Mi ci posso arrampicare. Ecco ragazzi, sto suonando il piano. Sono meraviglioso. Guarda con che eleganza pigio la tastiera. Ultima torre, bro. Io userò lui. Ah, ma certo. Galley da cavallo. Ultima torre, ragazzi. Finiamo il gioco. Da Dre, sei eccitato? Ma è quello di coso? Quello di Jujutsu Kai? No. Oddio. Il boss oscuro, mega oscuro. Che non ci vede. Quindi come fa? Lo sai? Non lo so, c'è una benda davanti agli occhi, come fa a prenderci? È vero, comunque, sembra che deve andare a dormire, sembra tipo le tipe in aereo che devono fare la nanna con quello. Ha fatto tutta una cosa di ghiaccio, ma questo qua non è ghiaccio. Oddio, Zekrom! Zekrom Arceus! Oddio, ah no. Ma c'è la cosa di Arceus intorno, ma è Corviknight Arceus! È Silvalli. Bella, Drake. Tranquillo, da Drake, ci penso io. No, ci stai pensando tu. Oh! Ricarica sto cacchio di coso. Pensavo fosse già carico. Almeno il primo me lo potevi già caricare. Mi ha preso di mira. No, l'ho mancato! Oh, finalmente. Madonna. Oddio, non ce l'ha con me. Madonna, mi sono buggato dentro la colonna. C'è assurdo. A Stegonuccio, stai facendo il tuo... Non sta facendo il suo lavoro. Sono morto. Arrivo. Vai da Drake, la clacciamo questa. Dai. Un po' sgravato come ultimo boss. Siamo a livello massimo e non riusciamo a fargli niente. Mi sa che avete un po' esagerato, creatore di Palworld. Un po'. Vai, Gyarados di fuoco. Figa quanta vita c'ha. Spada, vai! Alla spada. Madonna, Drake, 1:52. Muori, la spada. Perché non muori? Vabbè, io mi sto facendo una passeggiatina a gattoni. Tanto c'ho 70 secondi prima di respawnare. Non ci credo, comunque ho 96.000. Sono morto. Pure io. Yes! La prima sconfitta in una torre, all'ultima. I miei poveri pal, tutti morti. Non verrete dimenticati, amici, anche perché tra 10 minuti resuscitate. Ed eccoci qua, di nuovo da Drake, a rifare altri proiettili. Dopo che abbiamo fatto tantissimi proiettili. Dopo che abbiamo fatto schifo. Esatto, sì. Secondo tentativo, quello buono. Dai da Drake. Dai. Finiamo sto gioco, su. Da Dre, io non ce la faccio più. C'ho lo stress post-traumatico. Lo stress post-traumatico. Ora non ce l'ho più. Abbiamo finito Palworld. Dov'è la mia cutscene finale, finalissima? Ti devo dire una cosa. Dimmi. Non c'è nessuna scena finale in Palworld. Quindi abbiamo finito? Sì, io mi butto. Lasciate like e iscrivetevi.